Sono andata a letto col fidanzato di Poop. Non lo dovevo fare, non l'avevo scelta, lui lo sa. Non pensare che ne abbia tratto alcun piacere, è zero. Era proprio il mio tipo. In più a me i giovani mi fanno un po' schifo. Però giustizia andava fatta. Dovevo prendere qualcosa di suo almeno una volta nella mia vita. Abbiamo detto basta con Pupa. Hai un ordine restrittivo. Oh, no. Scusami, no. Qui veramente smettiamo tutto. Perché sei veramente ingiusto. Sai benissimo che il giudice si era infacchito di quella puttana. E tutti lo sapevano che gliela dava. E poi quello che aveva fatto la misura di restrizione. Dai. Hai bucato la gomma della macchina. Ma fino a quando mi parleranno di ste gomme? Non le ho più fatto da anni. Non mi parlerete di ste gomme per l'eternità. Ti sei infilato in nascosto a casa sua. E hai buttato la collezione di dischi nella spazzatura. Ha insultato la radio del vino. E ora vai a letto col suo fidanzato. Ma non si può. Che grave. Cosa? Non si può. No, ma non so neanche se era il suo fidanzato, comunque. Non sono neanche sicura. Non. Forse l'ho fatto con la persona sbagliata, per niente. Comunque io non so perché sono qui a parlare con l'ultimo degli intermediari. Capisci niente. Tu mi capisci, tu sei la mia verità. Guarda Gianna, io in realtà non ti capisco proprio. Ma non tu, lui! Ma non lo senti il caldo che fa? Eh sì. Pensi che sia un caso che faccio sto caldo proprio il giorno del grande ritorno di Pupa? Non vedi che sta arrivando il giorno del giudizio, in cui tutti i tuoi pensieri non varranno più niente. Niente varrà più niente. Saremo tutti nudi davanti a Dio, con i nostri peccati, nudi. Io non so, non serve a niente che stia qui, me ne vado, guarda. Anzi, ridami dei biscotti.